bada sto idiota con la mano davanti alla faccia. No, questo sarà sicuramente un carabiniere, rompi coglioni. Oh no. Ciao, buonasera. Ciao, a me non lo dice, sono un pubblico ufficiale, quindi gentilmente ciao non me lo dice. Ma non sembra un pubblico ufficiale. Scusi. Pantaloni con la banda rossa, sono un pubblico ufficiale. Mi dia patente e libretto, grazie. Non ce l'ho. Poi perché ha sta mano davanti alla faccia? Perché sono un ibist. Cosa? Sono un ibist. Mi dia patente e libretto, non l'ho. Qualche ce l'ho. Documento che riconosca chi è lei? La carta d'identità. Me la dia, grazie. Ma perché questa mano? Guarda. Non mi interessa. Allora, Ciulini Gianluca. Sono io. Vabbè. Allora, professione Hyperbest. Cos'è un Hyperbest? È un Ibist. Vabbè, non mi interessa. Foto. Sono io, sì. Risulta lei. Sono io, ovvio. Sì, fatto sta, sono 50 euro di multa. Oppure 100 tra una settimana, decide lei come pagare, ora o tra una settimana. Posso pagare con la carta? Sì, se ha la carta. Però a parte sì. Mi sembra eccessivo questa cifra, perché... Lei deve stare zitto e pagare ora o tra una settimana. No, e lei è strano con la mano davanti alla faccia, no? La legge italiana. Ah, ok. Che carta è? Carta Hype, sono un Ibist. Carta Hype? Sì, sono un Ibist. Lei mi sta prendendo in giro? No. Questa se la tiene. Come si permette? E ora tolgo pure i punti della patente. Pure? Certo. A parte, lei è sicuro di essere un carabiniere? Sì, sono in borghese. Ma come? Vabbè, via, quanti punti so allora? Sono, mano davanti alla faccia, 10. Tondi tondi. Eccoci qua in una nuova puntata di Quanto... Cazzo metti sta mano? Ah, ok, va bene, allora siamo qui a una nuova puntata di Quanto costa il tuo outfit. Come ti chiami? Sono l'anti-Ibist. Benissimo, cosa indossi oggi e quanto costa? Maglietta nera, 2 euro. Scarpe? Vans, 20 euro. Calzino? Calzino, cappa, 2 euro. Hai accessori? Hai... No. Ah, perfetto. Mani pulite. E allora penso che anche i pantaloni. Ah, sì, già i pantaloni. I pantaloni, sì, Zara 30 euro immagino. No, no. Di Squared 500 euro. Ah. I don't wanna die for them to miss me. Gianluca? No. Vieni subito. No, cosa si è inventato adesso? No, lui non è capace. Vabbè, staremo a vedere. Quella giallo, com'è? Bella. Come stai? Bene, bene. Ora mi sono diventato Ibist. Va a vedere, dai. Maglia ci sta. Un po' over, semplice, basic. Bravo, bravo. Cintura grande. Cintura fuori, logo ben in vista, grande, pantaloncino, ci sta, semplice, scarpe. No! C'era uno di quanto costa il tuo outfit qua vicino a me. No, che scarpe metto? Allora, per non essere considerato sfigato, devo spendere almeno $1,500, sì, più o meno, sì. Dai, andiamo a cercare qualche scarpa. Ah, dai, dai, ce lo devo fare, devo essere il migliore. Allora, Flight Club, perché i prezzi sono esagerati, e più spendi per una scarpa, meglio è. Sti cazzi se la puoi pagare meno in Italia. No, no, no. Vediamo queste, The Ten, che mi piacciono un sacco. $1,350, è la mia questa. Sì, sì. $1,350. E poi non mangio per quanti mesi? 2 mesi. Vabbè, ce la posso fare, sì, dai, dai, sì, ordiniamola, ordiniamola. Vai, vai, anche la mia taglia già lì pronta, andiamo!
mio Dio, quanto siete belle. $1,300, valete proprio questo prezzo, sì. Ora andiamo a fare il raduno. Maglia off-white, scarpa off-white. Però ho fame. Faccio un tramezzino. Poi devo fare la valigia, ci metto dentro mio fratello, il cane, il gatto, il pesciolino rosso. Così alzo il prezzo dell'outfit, sì. Dai, andiamo a fare il panino. Poi si va. Oh, via. Prepariamo il tramezzino. No, non c'ho più niente. No, è vero, ho comprato le Easy. No, l'acqua. No, vabbè, sti cazzi, però sono un Ibis. Oh,